ragazzi e benvenuti in questo ottavo episodio di Pokémon Sienna Version. Nello scorso episodio siamo passati attraverso una grotta strapiena di allenatori, nella quale abbiamo tra l'altro battuto il nostro rivale, ossia Max. Uscendo poi abbiamo incontrato il maledettissimo qua, Mister Allungabile, il capopalestra, che diciamo abbiamo battuto abbastanza agilmente nonostante avesse un raggio rock. E niente, oggi proseguiamo. Signori miei, purtroppo vi devo dare una notizia non molto bella nel frattempo che affrontiamo questo karateka. Praticamente lo scorso episodio ha subito un bug, nel senso che, come sapete, YouTube è pieno di bug. E in questo caso, nel caso del video scorso, il bug è andato a infierire sui like. Nel senso che, siccome molti di voi mi seguono da telefono, perché ovviamente non tutti possono permettersi un computer, o magari non tutti hanno a disposizione un computer per tutta la giornata, li guardano da telefono i video, giustamente. E da telefono purtroppo ho scoperto che si buggano i like. Nel frattempo vediamo se troviamo qualche bel Pokémon. E quindi niente, ci sono stati pochissimi like, spero che si risolva questa cosa qua. Comunque vi invito a lasciare un bel mi piace per questa serie qua, che sta piacendo abbastanza, devo dire. Non come la Crazy Lock, perché vabbè, io capisco che la Crazy Lock è la Crazy Lock. Però insomma, dai, lasciate un bel like, rispondete alla domanda del giorno. Tra l'altro, ecco, domanda del giorno: ve lo ricordate Insect Bomb, quel Pokémon che avevo nel box, di cui non ricordo il nome? Siccome nello scorso episodio abbiamo visto la sua evoluzione e a me è piaciuta abbastanza, pensavo sinceramente di metterlo in squadra, però vorrei sapere prima il vostro parere. Quindi mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno, che è molto importante, ossia se tenere o no in squadra l'Insect Bomb lì, a cui poi darò un soprannome in separata sede. Mamma mia ragazzi, non me lo fate vedere più quel coso. Allora, questo qua è un Rattata, comunque sì, avete visto che ho Kanker davanti, sta per salire a livello 36, ho appena detto di non farmelo vedere. Livello 36 per Kanker, chissà se si evolve, ma sinceramente dubito. Infatti non si evolve, probabilmente servirà lo scambio, quindi verosimilmente lo leverò a momenti il Pokémon qua. Tra l'altro sinceramente non credo che Sienna arrivi fino a una Lega Pokémon, non lo so, perché è una beta 3.1 se non sbaglio. Comunque questo qua è il classico bullo con i Rattata, distruggiamolo. E quindi niente, non so se ci sarà una Lega, quindi magari Kanker potrebbe anche reggere fino alla fine. Dovremmo essere arrivati a Gara Town. Però è una bellissima città, non è vero? Sai, se non l'ho ancora vista è un po' difficile. Beh sì, non sembra... un negozio di bici, ok che non lo utilizzerò mai per col velocizzatore, però immagino che serva a buono bici. Bellissimo, sì ma la compro sicuro, guarda, con i money della partner tanto... Cioè si va che è una bellezza proprio. Allora, curiamoci Pokémon. Te, mi sei tanto di cerca sfide. No, ok, scherzavo. Vediamo un po' nella mappa dove ci troviamo in questo momento. Ok, siamo qua e siamo per arrivare alla Cold Forest. Però penso che qua ci sia una palestra, essendo una città di quelle grandi. Qua abbiamo capito che ogni città ha una palestra. Direi di iniziare a esplorare. Parliamo velocemente alla gente, sperando che ci diano qualche strumento. Ma purtroppo non sta succedendo troppo spesso tutto ciò. E dato che abbiamo tempo, direi di non farci problemi a esplorare la zona. Tu, ciao, sightseeing, non so cosa sia. È vero? Il clima qua è molto mite. Ok, va bene, però... Ah, questo qua è quello che c'era Sinnoh, raga. Vediamo se mi sfidano. No, mi sa di no. No, infatti. Allora, questo qua è tipo il Mumu coso. Io ho un po' di latte Mumu, però se ci fosse lo comprerei. Ma non c'è, evidente. Minchia, raga, che paninazzo che c'ha questo. Che paninazzo, mamma mia, neanche Burger King. In HD, panini in HD, signori miei, mamma mia. Eccola lì la palestra, me la sono chiamata. Bene, allora, direi come primi ho compenetrato il Lampione. Buongiorno, sono Lampione, benvenuti in questo nuovo video. Direi di rischiarire un po' la situazione dalla luce di questo Lampione. E ok, mi devo tranquillizzare perché sto sparlando come mio solito. Allora, direi di comprare un po' di super pozioni, visto che le abbiamo finite, e anche un po' di revive, perché per la palestra immagino che servano. Dovrebbero, prendiamo anche dei full heal, che non si sa mai. Due dovrebbero andare. Chissà di che tipo sarà la palestra, signori miei. E comunque 8 episodi, sto andando dalla parte sbagliatissima. 8 episodi, 5 palestre, quindi ottima cosa. Ricky, palestra di tipo buio, The Darkness. Mi sa che... Sì, però con che musichetta me la stai facendo sta palestra? Che tristezza. Sì? Ok. Dark type, esattamente, signori miei. Tipo ombra.
Non so se lo sapete, ma se seguite appunto il canale del buon Rocet, saprete sicuramente... Cosa sei tu? Dicevo, saprete sicuramente che... Lui ci ha fatto un video sopra ultimamente... Che non esistono ancora nei giochi Pokémon palestre di tipo ombra. Non solo, ma è l'unico tipo che non ha ancora una sua palestra. E per fortuna nelle Acrom sta cosa cambia. Del resto c'era anche in Pokémon Cyan, caro Luke. Allora, perfetto. Nel frattempo sconfiggiamo un po' sta gente qua. Io non sto capendo l'utilità di questa palestra. Sembra tipo una sala, un Corphish, ok? Magnitudo, a casa. Però a livello 21 è un po' triste, figliolo. Rock Blast. Rock Blast è interessante... Però è poco preciso. Ma direi che al posto di Sassata lo possiamo mettere però. Allora, sto per mandare in campo Pupitar. Direi di switchare e di mandare Dargos. Con le sue mosse di tipo erba gli apre la madre. Ok, però, madonna. Ah, ok, hai 4 Pokémon, perfetto. Livello 24 questo Markrow che muore subito. E poi, Wancherov, che bello sprite. Bellissimo lo sprite. Onestissimo, perfetto. Sconfitto questo giocoliere. Raga, è Koga. È il mio Koga. Il mio Koga. Questa qua è la mia palestra. La mia palestra, mamma mia. Allora, iniziamo a eliminare. Tra l'altro vorrei levare Cancro, vorrei far combattere Dargos, che è anche più portato per questa palestra, essendo un tipo lotta. Anche se non ha mosse di tipo lotta. Ma a dettaglio, mi dimentico di switcharlo, però sono deficiente. Crowdant contro Cancro. Proviamo un Rock Blast. Quasi, mi sa che... No, ok, ha fatto Bubble per fortuna, non ha esagerato. Ok, Crowdant, Dargos, fagli un Leaf Blade, mandalo... No, non cominciare a far la merda anche tu. Ole, a casa granchiaccio. E infine... Umbreon è tosto. Teniamo Dargos, proviamo con un Leaf Blade. Magari crittiamo, non che ne so. Ah, quello era un critical, ottimo, buono a sapersi. Pursuit, dai, Thunder Punch a casa, ole. Allora, direi di andarci a curare, visto che tanto la palestra è un corridoio, praticamente, visto che abbiamo tempo. E poi sfidiamo il capo palestra. Speriamo che non sia troppo forte, però giudicare dai livelli degli allenatori non dovrebbe essere sta gran putenza. Poi il livello di difficoltà di questa crom qua non è folle, diciamo che è normale, ecco. Questi cosi qua sembrano delle clessidre, non si sa cosa siano. E niente, direi di affrontare Koga quindi, signori miei. Vediamo se siamo pronti, metterei davanti Sting, visto che non ha ancora combattuto. Iniziamo a prendere gli strumenti sti qua. Oranberry e... La Persimberry, indispensabili. Ciao, sono il capo palestra di queste parti. Ricky, vuoi affrontarmi? Devo trovare... Ah, ok... Devo trovare dei biglietti nascosti per la palestra. Ok, allora avevano un'utilità sti cosi. E allora direi di sbrigarci di... Dove cazzo sono? No, non ditemi che è come quella di... No! Perfetto. Trovato il primo. Ah, forse di... Bella! Sì, e dipendeva dai lati in cui premavamo. Ok, abbiamo trovato i due biglietti, è stata una roba facile, veloce e indolore. Ehi, ho ottenuto entrambi i biglietti ora. Immagino che sia ora della battaglia, tipo. Parte la sfida con Koga, capo palestra. Leggermente più giovane, diciamo. Comunque, Crowdant contro Sting. Allora, qua sai... È vero che c'ho anche il tipo coleottero. Raga, mi sono dimenticato totalmente, io c'ho Sting che è di coleottero, quindi gli apre tutti. Umbreon. Ok, anche questo qua Signal Beam. Forse non va capo, però sapete, infatti, ha retto... Aia, Psy Beam è brutto. È brutto, però, raga, cioè, sto Pokémon qua è troppo forte. Allora, lui fa... utilizza l'iperpozione, noi con Signal Beam lo castighiamo. Critical, perfetto, ovviamente quando non serve. Ok, Ancherow e a questo punto è il momento di Cancro, che con... Caduta Massi gli apre il culo. No, Shadow Ball. Ok, no, l'abbiamo retto. Rock Blast. E a casa, ottimo così. Viscaman. Come ti chiami? Allora, Ricky Viscaman. Soul. Cos'è sta roba? È un mucchio selvaggio di roba. Però non è brutti. È tipo un serpente con un teschio in testa. Ecco, senza teschio forse sarebbe stato meglio. Proviamo con un Signal Beam. Nightshade, quindi mi togli 34 PS. Di che tipo sarai? Non ne avrò idea. Voltaicle? Tipo? Magari ti faccio un po' male. Ok, no, non gli ho fatto assolutamente niente.
Mi conviene utilizzare una super pozione, però dà fastidio qua. Cazzo, come idropompa? No, pure. Si è ucciso, raga. Questo qua non ha. Ok, va bene. Abbiamo vinto in ogni caso, io ve lo dico. Idropompa non ci butta giù. Perfetto, Sting a casa con un critical. Ancora una volta inutile. Complimenti, Sting. Sempre più in forma. Sembra che la mia anima sia meno. Meno oscura di quanta io ne avessi. Tipo, non so cosa vuol dire Do. Ossia l'ultima parola. Ok, otteniamo la medaglia ombra, perfetto. Prima che te ne vada, ho un'ultima ricompensa per te. Ok, otteniamo la MT attaccalite, che utilizzerò tipo mai, perché è una mossa inutile. Cioè, oddio, in competitive è utilissima, per carità, però... in avventura è abbastanza inutile. Comunque, abbiamo tempo, signori miei. L'abbiamo liquidata in fretta sta palestra, quindi direi di avviarci. Grazie, bullo, per avermi fermato subito. Neanche finire di dire avviarsi e arriva il bullo che ti interrompe il cammino. Benissimo. Distrutto in 7 secondi, li ho contati dalla barra di Camtasia sotto. Vediamo se qua troviamo altri fake mon interessanti. Non sia mai, eh. Si sembra, raga, che i fake mon siano tipo, almeno quelli nell'erba siano finiti. Ok, abbiamo trovato l'abortino qua. Vai via. Ecco qua, questo qua sarà un avicoltore, scontatissimo. Non ho letto. Beedrill, ok, Beedrill, Beedrill Crunch, per forza. Cos'è? Ah, Twin Lead è tipo doppio ago, se non sbaglio. Comunque, Firov, mica, raga, Firov proprio va a casa 10 volte con sto attacco. Ole, livello 38, cambiamo Sting e mettiamo davanti Cancro, che è ancora a livello 37. Dai, possibile che non c'è neanche un nuovo Fakemon. Qua ovviamente poi io mi sclicco, volevo fuggire tutta la vita. Ok, basta cercare Fakemon perché abbiamo capito che non ci sono. Guardate l'acqua. Adesso c'è il cazzo di dialogo di merda. Ok, lui è Dargos. Non sapevo obiettivamente il nome del Pokémon. Comunque va a capo diretto. No, stavo dicendo, raga, Ivysaur, adesso che finiamo la battaglia, guardatevi l'acqua che sta in basso a destra dello schermo di gioco. Quanto è bella. Cioè, è fatta da Dio, parliamone. Comunque, ecco qua il ciccione panzone sul ponte. Sul ponte che però muore con... Minchia, magnitudo 8. Vabbè che non mi fai niente. Ole, magnitudo 6 e giù. Livello 38, Bulldotem, ok, è cancro 2, raga, perché di cancri purtroppo ce ne sono tanti nella società. No, dai, ascolta, magnitudo 4, no, però, oh, perfetto, adesso sì che ragioniamo. E poi Machop che è psichico e va diretto a casa, perfetto. Ogni tanto mi dimentico che cancro è di tipo psico, quindi, tipo, no, ancora tu, non è possibile. Ah, ok, state investigando, quindi immagino di non poter entrare per ora. State sicuramente investigando, guarda, ma sicuro. Non sto dicendo, ogni tanto mi dimentico che cancro è di tipo psico. Quindi magari se vedete che lo levo per motivi assurdi nei quali tipo il tipo psico è super efficace. Perché io mi dimentico proprio che è di tipo psico. Comunque, magnitudo, ciao, è stato bello. Grazie per aver... Ah, ok, è il cagnolino tumore qua, sì. Cioè che non è bruttissimo, però c'è proprio degli occhi che esprimono la malattia. Cosa ho visto laggiù? Cosa ho visto? Cos'è? Ah, bella, ciao venditore abusivo. Cos'è che voglio fare? Due Great Ball per non farci mancare nulla, perfetto. La Luxury Ball, che sarebbe la Chick Ball. La Chick Ball, sì, raga, una Pokéball fatta di Chick Up. Ma guarda, sicuro, creepy. Bella, mica, la Premier Ball non costa un cazzo. Vabbè che è uguale a una Pokéball, a quanto ne so. Sì, la Premier Ball non è poi così... Buzz. Ah, è il telefono, pensavo fosse qualche deficiente. Professor Maple, ciao Creepy, ti starai probabilmente chiedendo perché ti sto chiamando, vero? Il Team Rocket mi ha rapito, e giustamente ti ha rapito, e tu stai chiamando con nonchalance Creepy Stories. Ok, cazzo. Merda, ok. Il professore è stato rapito. Bene, iniziamo ad affrontare te. Caro mio, facciamo una cosa veloce perché io devo andare a salvare un prof. Ed è una cosa che non avrei mai pensato di dire. Però sì, devo salvare effettivamente un prof. Livello 7 e magnitudo 7. Sì, raga, livello 7. Livello 7 ho già droppato la serie. Starmie, direi di mandare Sting a sto punto, che gli fa un Volt Eagle che proprio non ci vedi più. Olè.
Goldak e Goldak. Mi è partito un accento francese, un che francese, bene. Dai, vi prego, un Fakemon chiedo io. Non è che mi sembra di chiedere tanto. Te l'ho già affrontato, no, vero? E allora mettiamo davanti Sting. Mettiamo davanti Sting, diamogli una super pozione perché sennò schiatta il buon Sting. Allora, ma è tipo la zona che stava di sopra o non si sa in realtà, vero? Però non credo, visto che ha parlato di una stazione radio. Non dubito che sia, dubito fortemente che sia in un boschetto una stazione radio. Però ora, eccolo, io lo catturo, raga. Voglio capire il tipo e vedere in cosa si evolve, quindi lo prendo. Bene, detto fatto. Cane Ice Dog Pokémon. Its shaggy coat serves as a blanket to keep itself. Vabbè, raga, c'è scritto Shaggy. Io posso non chiamarlo Scooby, essendo un cane. Dai, ovviamente il riferimento lo coglierete tutti, però, cioè, obiettivamente, cioè, me lo metti così su un piatto d'argento? Non lo so, ho avuto un vuoto di commentary. Raga, questa secondo me è l'evoluzione di coso, di Fuline lì, di sto coso. Sì, è per forza lui, proviamo a catturarlo anche questo. Ti faccio un Poison Fang, non andrai sicuramente KO. Cristo, Dio, critica. Io non ci credo, Sting, sei un Pokémon veramente vergognoso. Vabbè, comunque sì, l'evoluzione è molto bella, ti do ragione te che hai... Cos'è? È Lugia questo. Ok, dobbiamo portarlo dentro il più presto possibile. Andiamo dal boss. Ok, perfetto. Sì, mi sa che questa qua è la zona del professore. Tra l'altro sta città qua è colossale, tipo gigantesca. Esploriamolo un attimo, poi concludiamo la parte. Ma, la miseria, che bestia di città. It's surely spectacular, non è vero? Ok, sì, è bella, sì, è una bella visione, però... Cosa sono sti card? Hidden Residence, Summer Home. Ah, ok, state dando via pietre evolutive. Vediamo un po' cosa avete. Ah, lol. Vediamo un po'. Ok, sono le classiche pietre, però non ne ho bisogno. Lol. Non volevo prenderla, però va bene, l'accetto volentieri. Ok, questo qua sta facendo jogging da fermo. Le malattie non finiscono mai di sorprendermi. Parliamo un po' la gente. Ah, ok, raga, questo qua è il... è il... com'è che si chiamava? Il fan club, sì, una roba così. Che dopo la Lega praticamente qua si radunano i tuoi fan. Che era una cosa carinissima, a me piaceva un botto. Perché poi andavo lì, dicevano "Oddio, Creepy, che bello che sei". E tipo era stupendo. Adesso però, tu? Molto loquace. Allora, qua si va su un altro percorso. Direi di farlo in un altro episodio. Tu giochi con i Pokémon. Ma cosa ci fai in realtà con i Pokémon? Certo, ci giochi sicuramente. Questa qua è tipo la casa di Copiona. Perché mi sembrava che Copiona avesse un chance. Vediamo. Sì, è lei. È lei. Non mi metto neanche a leggere i dialoghi. Non mi ricordo qua come funziona la roba delle bambole. Quindi sapete cosa succede? Non lo faremo. Incredibile. Dio, Creepy, come sei trasgri. Ok, direi che non ho più le forze mentali per registrare. No, comunque, a parte gli scherzi, questo ottavo episodio di Pokémon Siena finisce qua. Se vi è piaciuto, vi invito... bellissimo. Fermi tutti. Se vi è piaciuto, vi invito, come al solito, a lasciare un like, a commentare, a iscrivervi al canale. Rispondete alla domanda del giorno che trovate qua sopra nella sidebar e passate da tutti i social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.